Ostello di Villa Borgognoni, anche in quest'estate 2011 si rinnova l'appuntamento con Equa la Festa, tante associazioni coinvolte per la quarta edizione. Allora, come sta andando? Che cosa ha riservato a chi ha partecipato a Equa la Festa in queste prime giornate? Sta andando molto bene. La quarta edizione ci caratterizza per, come titolo, Vogliamoci Bene Comune, proprio perché volevamo dare un'indicazione sui beni comuni, che oltretutto è un tema molto attuale in riferimento ai referendum che si sono svolti, e questo sarà il programma che c'è stato per la giornata di venerdì, in riferimento ai comuni virtuosi che sono stati invitati durante l'arco della prima giornata, e sono stati invitati alcuni rappresentanti. Abbiamo avuto anche la partecipazione durante la prima giornata di Michele Dotti, che ha appunto scritto il libro L'anticasta, cambiare il paese piuttosto che cambiare paese, era il titolo del dibattito e dell'incontro, con diversi personaggi, tra cui c'è stato, abbiamo avuto la presenza di Luca Fioretti, sindaco di Monzano, tra l'altro uno dei sindaci che hanno fondato l'Associazione dei Comuni Virtuosi. Comunque diciamo che la prima serata è andata bene, la seconda lo stesso, si è caratterizzata con la presenza di Marco Bersani di Attac, e il titolo è stato sui beni comuni dopo il referendum, tra l'altro tema attualissimo. Il dopo referendum è un'azione da curare, e quindi sono stati invitati, oltre a a Marco Bersani, più che invitati c'è stata la presenza proprio del coordinamento a livello regionale del comitato promotore. Tra i tanti laboratori, tra i diversi concerti che si sono poi avuti, che abbiamo organizzato, quindi presenza di musica, divertimento, ma anche temi molto importanti e rilevanti, e soprattutto rilevanti per la cittadinanza. Un momento importante questo, devo sottolineare, in cui la politica finalmente parte dalla base. La trasversalità è veramente presente. Diciamo che il vento che soffia è presente anche in questa festa, io ritengo. Chiudiamo ricordando quali saranno gli appuntamenti e la giornata conclusiva di sabato 9 luglio. Allora, gli appuntamenti partono da domani mattina con i consigli per gli acquisti multiculturali, che è appunto una passeggiata attraverso i negozi negozi cittadini nei bazar di quartiere, proprio per avere anche qui un motivo di incontro e di conoscenza verso le nuove culture e le culture che ci stanno accanto. Poi ci sarà il pranzo macrobiotico su prenotazione, apertura stand espositivi verso le 15 con il laboratorio su Danilo Dolci, il metodo strutturale maieutico di Danilo Dolci. E ci sarà a seguire la presentazione del libro su Danilo Dolci da parte del professor Barone, che appunto ha lavorato con questo sociologo che ha combattuto molto per la democrazia e per la partecipazione a livello proprio popolare della gente, per una liberazione dalle mafie e quindi dagli schiavismi. Alle 17 avremo A Tutto Gas, cioè esperienze su un nuovo modo di fare la spesa con il gas a cura di Resmark, nell'ambito del progetto Oggi si acquista bio. Poi ci saranno per bambini diversi laboratori, laboratorio Re Carognone, scusate, L'acqua rubata, che è appunto una lettura animata da questo libro di Silvia Forzani, e poi diverse altre attività, questo a cura della libreria Chiricù, ci tengo a dirlo, per esempio, scusate, e inoltre la presentazione su Danilo Dolci, Una rivoluzione non violenta, verrà svolta un pochino più tardi per dare modo poi alle persone magari di arrivare anche un pochino più tardi, di poter seguire questo incontro. Alla fine una lettura a cura del Teatro Rebis di Macerata, poi ci sarà l'aperitivo, Libera l'aperitivo, con i prodotti di Libera, l'associazione contro le mafie, una cena multiculturale come nei giorni scorsi, e alla fine il concerto con Cherry Kev, il nuovo gruppo genere funky, rhythm and blues. Questa è la nostra festa.